contenuto. Nessuno ha volato con la fantasia meramente perché si trattava di un premio, tutti hanno cercato di dare risposte a quelle che erano le loro esigenze, le esigenze del loro territorio, i bisogni di un territorio che ha bisogno delle loro idee e che quindi dalle loro idee può trarre linfa e sicuramente spunti per comprendere in quale modo intervenire, in quale modo aiutare questo percorso. Io sono anche convinta che la bellezza del nostro territorio, riscoperta all'interno di questi lavori, renderà migliore questa regione, renderà migliore questo territorio e ci darà, e questo grazie all'iniziativa che ha avuto l'INCE e a questo percorso di diplomazia e di intervento su tutti i paesi del centro dell'est Europa, ci darà la possibilità di riscoprire un ruolo e di dare un segnale forte anche da parte dell'amministrazione Grazie Assessore, signor Presidente, Assessore, autorità, studenti e insegnanti. Io so che voi siete molto impazienti, giustamente, per capire come abbiamo alla fine selezionato i progetti migliori, ma consentitemi qualche riflessione generale introduttiva della nostra iniziativa. Assieme al Ministero degli Esteri e a un'altra organizzazione internazionale, l'Iniziativa Adriatico-Ionica, abbiamo promosso questa competizione in 19 paesi. In 19 paesi, sono i paesi della nostra constituency, e avevamo uno scopo ben preciso. Avevamo lo scopo di cercare di sensibilizzare i ragazzi, le scuole, a quella che è naturalmente una ambiziosa agenda e ai suoi obiettivi, l'agenda delle Nazioni Unite, l'agenda 2030 e gli obiettivi che essa promuove. Volevamo che voi vi applicaste nella conoscenza e anche, soprattutto, poi nell'elaborazione di progetti che fossero in qualche modo collegati agli obiettivi dell'Agenda 2030, ma che fossero anche conseguentemente localizzati nell'ambito della vostra comunità, fosse questa una comunità scolastica o anche più ampia. Posso dirvi che l'obiettivo è stato raggiunto brillantemente, voi avete fatto un lavoro straordinario, parlo di tutti i progetti che sono arrivati. A Roberto Antonione, segretario generale dell'INCE e all'assessore Rodoré, perché oggi questa iniziativa per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia è possibile grazie a loro e anche quello che avete fatto voi. Però se permettete voglio fare una digressione all'inizio, visto che sono qui di fronte a tanti studenti e professori, e voglio ringraziarvi per come siete arrivati quest'anno. Perché da Presidente di Regione ho sentito tante persone che si sono lamentate per le restrizioni legate alla pandemia, che magari hanno protestato, ma devo dire che da parte degli studenti in generale e delle scuole, dei professori, che in realtà hanno dato un grandissimo esempio che anche in mezzo a difficoltà, in mezzo alle limitazioni, in mezzo alla didattica a distanza, però si può andare avanti e si può fare la matura, come farete alcuni di voi quest'anno, e lo fate, penso, con alle spalle sicuramente dei sacrifici, ma anche con diciamo, quella capacità di aver saputo superare le difficoltà, nascere anche una conoscibilità del nostro territorio a livello internazionale. Ma di più, io penso che il progetto che l'INCE ha avuto l'ottima idea di portare avanti sta anche nel fatto che collega questi obiettivi al territorio. Il progetto che avete fatto voi sta proprio lì. Cioè, non stiamo parlando di qualcosa, cosa farà il mondo, che è bellissimo, ma sappiamo che cosa farà il mondo parte da quello che faremo sotto casa nostra. Da quello che faremo nella nostra vita quotidiana, sui nostri territori. E quindi l'obiettivo che è stato dato, e questo è il grande valore aggiunto, non soltanto di aver coinvolto le giovani generazioni, ovviamente è fondamentale, perché quando bisogna avere la visione in prospettiva, non si può pensare di rendere protagonisti chi magari quella prospettiva ce la guarda indietro, ma ce la guarda per chi guarda avanti, voi siete questo. Ma soprattutto anche vi fa capire quanto e quanto è importante cercare che nella vita quotidiana di ognuno di noi, all'interno di quegli obiettivi, le proprie prospettive si realizzano. Altrimenti rischiamo di fare magnifica teoria, avere magnifiche visioni futuristiche, ma dopo essere poco concreti. L'obiettivo 3 che parla di salute e benessere. Salute è vista come una sorta di benessere sociale, fisico e spirituale. Comunque abbiamo parlato di come andare a differenziare la salute del singolo, ma va sicuramente a modificare una sorta di collettività all'interno dei ragazzi, soprattutto benessere, in quanto questo va a migliorare il microclima, che è dovuto alla temperatura e l'umidità,
solo, infatti molti sentienti possono rilasciare del pelle, che sono delle particolari molecole organiche che vengono assorbite dall'organismo e vanno a stimolare alcuni